Questa è la mostra di Parma del 9 marzo e non potendo riprendere tutto facciamo una vista in velocità passando da un lato all'altro della mostra stessa. Passando come suol dire per il braccio principale. È stesso orologio, se vai grigio c'è la pausa riserva. Sono uno spunto per chi? Prezza. Cioè prezzo antiquariato con una cappottina andiamo a vedere. Prendendo, no scusi, c'è Padiglione, adesso andiamo a vedere. Cosa non va dato corrisponde al secondo. Ci sono dei stand aperti, è un contingente, una piccola dimostrazione. Punto di
di particolari controlli. Questa mostra di Parma. Vero uso rituale, diciamo. Sono
Scusi, qui c'è un altro salone di là, no? Sì, c'è il... là di là c'è il 6. Ah, grazie. Deve andare diritto fuori dalla... Grazie. Anche qui c'è un altro salone, numero 6, andiamo a vedere. Padiglione 6. Grazie. I giapponesi meravigliosi. Ma dopo vediamo. Del logo dove siamo lì.
il jukebox qui si piace Lorenzo Arbore. Uscite di qua, uscite, eh? Questo è il padiglione 5, per cui l'uscita dal cancello ovest in fondo a questo padiglione dell'angolo là. Questo è il riferimento. Questo passa al 5 e poi al 5. Anche la gentola? Dalla cassa. Capito, molto gentile, irregolari, roba falsa. Si va verso la cassa, verso l'ingresso si va. Sì. Grazie. Sei il padrone, sa sì. Poi Pinocchio, Turacini, Rolesi, Fiordafiore, Porrosi e Poesie, Fiorti, Giovanni Pasqua, Viti Michelangelo, Giovanni Papini.